prossimo. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Guida figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Braccia e sestre, draghi viernici, fratelli e sorelle, cari fedeli, soprattutto voi che siete ammalati e ci seguite via internet, cosa pensate? Sono importanti questi nomi che Luca ha scritto, i nomi degli apostoli, e come sono importanti? Non puoi essere con Gesù se gli uomini non sanno il tuo nome e che questo nome sia collegato con Gesù. Perciò quella serva nel giardino ha detto a Pietro, anche tu sei uno di loro. Ti ho visto con Gesù il Nazareno. È la stessa cosa come se nella vostra città o nel vostro paese vedete le persone che stanno in compagnia più volte. E quando li vedete 5-6 volte, ponete loro la domanda, ma da quando siete in compagnia? Non sapevo che eravate amici, ma vi vedo spesso insieme. Nessuno dirà per le persone che non ha visto mai insieme se hanno qualcosa in comune o se sono amici. Lo diciamo soltanto per le persone che vediamo insieme. Questi nomi significano che erano con Gesù, che erano in compagnia con Lui e che erano i Suoi discepoli. Da Pietro fino all'ultimo che l'ha tradito, Giuda Iscariota. Fratelli e sorelle, oggi si pone la domanda, se io sono l'amico di Gesù, sono in compagnia con Gesù, credo a Gesù. Io oggi nella scuola per il catechismo ho fatto lezioni ai 4 classi delle scuole superiori e ho posto loro questa domanda cercando la sincerità nella risposta. Immaginate ragazzi se qualcuno vi offrisse sabato sera di andare a qualche bar, di avere il parcheggio gratuito davanti al bar e di avere da bere gratuitamente dalle 8 di sera fino alle 4 del mattino, bere qualsiasi cosa vogliate, la musica gratuita. Chi ci andrebbe e chi non? Tra 80 alunni, 70 hanno alzato la mano che subito
sarebbero andati e l'avrebbero preso come un premio. Allora io ho detto qualcosa loro che è contrario di questo. Ogni parcheggio della chiesa è gratuito. Non ho visto mai un sacerdote incassare i soldi per il parcheggio della macchina. Gesù gratuitamente dà il cibo da mangiare, la bevanda da bere. Non so, non ho mai sentito che Gesù ha detto: chi berrà il mio sangue, mangerà il mio corpo, lo farò pagare bene. Nella Santa Messa qualcuno canta, suona, e perché non ci siete? Sono rimasti a bocca aperta. Allora io ho detto, forse non ci siamo in chiesa perché non crediamo che Gesù è presente nell'ostia. E Gesù ti invita, se vuoi essere il suo discepolo, di credere che Lui è presente nell'ostia. Gesù aveva 72 discepoli, ma quando ha detto a loro, chi berrà il mio sangue e mangerà il mio corpo rimarrà in me. E allora tutti fuggirono. E Gesù si voltò verso di loro e disse a Pietro e agli altri, anche voi avete l'intenzione di andarsene via? E Pietro gli rispose, da chi andremo, Signore? Tu hai le parole della vita eterna. Queste sono le misure secondo le quali Gesù misura se sei suo o no. Oggi è il Santissimo Nome di Maria. Io ho detto ai ragazzi anche, potete fare un questionario e guardate, tranne Međugorje, ogni parrocchia in Bosnia e Erzegovina, ogni città, ogni paese ha la chiesa. Meglio lavorano lavaggi delle macchine che i confessionali. Io sono nella parrocchia di Čitluk. E ho uno o due confessionali. E scriverò quante persone sono venute a confessarsi. E forse si confesseranno 15 al giorno. Lì vicino c'è il lavaggio delle macchine e non ci sarà il numero meno di 50 lavate al giorno. In tutte le nostre parrocchie, tranne Međugorje, più si lavano le macchine che le anime umane. Più lavoro hanno coloro che lavano le macchine che coloro che lavano le anime. Ho chiesto agli alunni se erano d'accordo con me e loro hanno detto sì. C'è quel film famoso fatto in America, 21 grammi. In questo film si dice che un dottore ha messo il bilancio sotto il letto di un moribondo e dopo che uno è morto pesava 21 grammi di meno. Quindi 21 grammi pesa l'anima umana come un denaro, come un pezzettino di cioccolata. E chi oggi si preoccupa dell'anima? Chi oggi desidera appartenere a Gesù per mezzo dell'ostia, così pura come il nome di Maria? Immaginate se qualcuno oggi dicesse: Gesù è apparso nella chiesa di Međugorje, tutti i mass media lo pubblicano. E pensate se lo pubblicano in Italia, almeno 2 milioni di italiani verrebbero qui e tutti chiederebbero dove Gesù è apparso e il sacerdote gli fa vedere l'ostia. E che cos'è questo? No, noi non siamo venuti per l'ostia, noi siamo venuti per il fatto che Gesù è apparso ma non vediamo dove, e il sacerdote dice loro, Gesù è apparso in ostia. Ma lascia stare questo. Noi abbiamo pensato che fosse apparso su qualche muro, tela, su qualche cielo, e che lì è presente e che lì aveva lasciato le tracce. E ciò che Gesù è presente nell'ostia, caro Padre, non è nulla di nuovo.
Perciò Padre Pio ha detto, se gli uomini credessero nella presenza di Gesù, nella Santissima Eucaristia, ci dovrebbero essere più guardie nel santuario, perché ci sarebbe tanta gente che non potrebbe nemmeno entrare in chiesa. Tutto questo parla tanto della nostra fede, della nostra infedeltà. E alla fine è importante sottolineare che la gente oggi si preoccupa molto di più del corpo che dell'anima. Vedete come lavorano i centri wellness o fitness. Uomo prenderà un prodotto e guarderà bene quante calorie, quanti grassi, eccetera, ma non guarderà troppo che cosa ascolta con le proprie orecchie e che cosa dice con le proprie labbra. Non è importante cosa riceviamo con i nostri occhi, ma è importante che cosa mangiamo, e mettiamo il bilancio. Quanto abbiamo mangiato, misuriamo bene tutto sul bilancio. E quando hai messo sul bilancio l'ultima volta che cosa ricevi nel tuo cuore? Se è rimasto nella compagnia dove si parlava male, dove si bestemmiava, non hai portato il bilancio e non hai misurato per dire non va bene che io stia qui. Ma porti il bilancio quando devi misurare quanti grassi devi mettere nel tuo cuore, fratelli e sorelle. È visibile, molto visibile, che ci siamo allontanati dalla chiamata di essere discepoli di Cristo. E discepoli di Cristo si può essere ovunque. Giovanni Paolo II lo fece quando è entrato nel prigione, nel carcere, e quando ha detto al suo assassino: perché mi hai sparato? Quindi l'ha provato il suo cristianesimo nel carcere. Massimiliano Kolbe ha provato il suo cristianesimo nell'Auschwitz, perché è morto per gli altri. Anche in Auschwitz puoi approvare che sei discepolo di Cristo. Forse hanno mostrato nel mondo di essere veri cristiani. Charles de Foucault è morto come martire nel deserto, non è morto nella chiesa. Noi cristiani, che discepoli siamo se ci siamo fermati all'ingresso della chiesa? Solo qui a Međugorje è un po' uscita la chiesa fuori, almeno per quanto riguarda le panche esterne, ma siamo troppo dentro, abbiamo paura a testimoniare e non siamo degni di testimoniare. Sappiamo bene quanto ci manca. Alla fine Gesù dice: u crkvi sam zato što vjerujem. Io l'ho conosciuto, ha detto: perché sei ancora in chiesa? E lui ha detto: sono in chiesa perché posso essere santo e essere la luce, in differenza del fuoco. Prendete l'esempio del fuoco: perché il fuoco dia la fiamma, dovete avere tanta legna, e quando la legna brucia rimane la cenere. Così la gente si comporta oggi. Non si accendono a causa della luce di Cristo e della Madonna, ma luce umana. E dopo un po' rimane solo la cenere, senza la fiamma. Perciò, cara Madonna, tu che hai portato Gesù solo tu, completamente e totalmente nel tuo cuore, entra nei nostri cuori e fa che diventiamo tempi del tuo Figlio e dello Spirito Santo. Com'è bello vedere ragazzo e ragazza che assomigliano alla Beata Vergine Maria. Com'è bello quando l'alunno dice nella chiesa: posso uscire prima per arrivare a messa? Quando ho detto ai ragazzi nella scuola oggi: chiudete gli occhi e immaginate qualcosa per vedere cosa sognate. Uno ha detto: ho immaginato l'uccello, l'albero, di essere in chiesa.
E un ragazzo di Međugorje ha detto, ho immaginato che sono lì vicino al salone giallo a Međugorje. E cosa fai lì? E lui ha detto, ascolto la Santa Messa tutti i giorni, ma adesso no perché sono a scuola. Allora l'ho chiesto. Vorrei voi essere sacerdote? E lui ha detto, non lo so, ma è stato bello sentire questo, che ascolta la Santa Messa e adesso non lo ascolta soltanto perché è a scuola. Questo è il vero discepolo di Gesù. Questo ragazzo è sulla via giusta di rimanere sulla via giusta per essere o sacerdote o padre della famiglia. Ci siano più ragazzi così tra di noi, perché abbiamo il cuore puro, come è il cuore della Beata Vergine Maria. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio che in Gesù Cristo ha diventato la nostra luce verso la vita eterna. Signore, donaci lo spirito della vera preghiera, preghiamo. Perdona noi i nostri peccati e cancella i nostri debiti, preghiamo. Santifica tutti noi con la tua misericordia perché ci salviamo, preghiamo. Guida tutti i battezzati alla mensa eucaristica di Gesù, preghiamo. Padre Celeste, esaudisci le nostre preghiere, questo ti preghiamo per Cristo nostro Signore. Amen.